Arezzo si è risvegliata sott'acqua in una domenica di novembre che difficilmente sarà dimenticata. Già dal sabato precedente era stata diramata l'allerta meteo e si erano verificati alcuni allagamenti. Nulla in confronto a ciò che poi è accaduto durante la notte. Con le piogge incessanti si sono verificati numerosi allagamenti nel territorio comunale. È della giunta Lucherini che vogliono risolvere la situazione e non la risolvono. Questa, una delle prime immagini, siamo in via Vittorio Veneto, in pieno centro città ad Arezzo, l'acqua arrivava di prima mattina all'altezza del marciapiede. I due punti più critici sono stati a Cadicio, zona Antria, dove l'acqua è arrivata fin dentro le abitazioni, danneggiando mobili, auto e tutto ciò che ha trovato, lasciando dietro di sé fango e rabbia. Stamattina mi sono affacciato alle finestre, sembra essere a Venezia, mancava la gondola. Niente, sto cercando di mandare l'acqua nel fosso perché qui si sta mettendo male, se piove siamo di nuovo sott'acqua. È vergogna, è vergogna perché è da tante giunte che promettono di fare qualcosa e il risultato è sempre lo solito. Questa volta è entrata anche l'acqua in casa e non se ne può più. Domani faccio una denuncia, dico apertamente, che qua mi dicono, non l'ho visto io con i miei occhi, hanno chiuso un fosso e l'acqua convoglia tutta qua. Specialmente addosso a questa casa, non so se è la terza o la quarta volta negli anni, quindi ora sarei anche abbastanza maturo. In zona Sette Ponti invece 5 famiglie sono rimaste isolate per il crollo del ponte in via Neschieto. Stamani mattina alle 8 mio fratello è passato per andare al lavoro, è passato quel ponte, era praticamente intatto, però non riusciva a vederlo perché c'erano 10 cm d'acqua sopra, praticamente l'acqua arrivava dove ho messo la macchina io adesso. Lui è passato tranquillamente, non sapendo il rischio che correva. 20 minuti dopo è crollato il ponte e ha tirato giù ogni cosa. Come si vede c'è anche, insomma, è un ponte, è stato costruito, c'è anche il cemento armato, non è, insomma, un ponticino costruito così. Ha portato via tutto perché le acque che vengono da Antria, San Polo, convogliano tutte su questo torrente qui, considerando anche l'estensione dei campi lavorati che c'è qui intorno, i canali di scolo, le acque convogliono tutte qui e è successo quello che è successo. Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli è rientrato ad Ascoli dove stava effettuando sopralluoghi nelle scuole mentre intanto la situazione veniva monitorata dal vice sindaco Gianfrancesco Gamurrini e dall'assessore Barbara Magi. Al lavoro le squadre dei Vigili del Fuoco assieme alla Polizia Municipale, la manutenzione, le ditte convenzionate, immediatamente dopo il volontariato, la Croce Rossa, la Misericordia di Arezzo, la Racchetta. È stata quindi attivata la protezione civile attraverso la provincia che ha messo a disposizione squadre aggiuntive da fuori comune, 2 da Castiglion Fiorentino, 2 da Castel Fogognano e 1 da Monte San Savino. Sarà fatto un dettagliato rapporto alla regione per riferire sugli eventi perché sia valutato se dichiarare o meno lo stato di emergenza locale o regionale. Qui sono completamente allagate le cantine, ci sarà 300 metri cubi d'acqua. È andata via la corrente, ha bruciato tutto l'impianto elettrico come è successo 11 anni fa e nessuno ha fatto niente per pulire questi fossi in maniera decorosa o risolvere in maniera definitiva la situazione. Tutto allagato, tutto. Per il pavimento l'ho buttato via tutto. Tutto da rifare. Bella bega. 13 anni fa è successa la stessa cosa, cantine allagate, buttate via tutto quello che c'era, cose preziose a noi, cose, vini, libri, tutto quanto, e poi niente, hanno fatto l'intervento per togliere l'acqua e da quel momento non è successo più nulla.